Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Cipriano Damenti, che mi chiede di parlare del film del 1985 di Barry Levinson, prodotto da Steven Spielberg e la sua Amblin, Piramide di paura, ovvero Young Sherlock Holmes. Siamo nel 1870, il giovane Sherlock Holmes viene mandato in questo college vittoriano dove fa l'incontro con il pacioso Watson e diventano amici inseparabili già all'inizio. E all'interno di questo college fanno un casino, vengono buttati fuori, incontrano un tipo assurdo che fa invenzioni, il nostro Holmes inizia a innamorarsi della prima donna, ma soprattutto deve iniziare a districare degli omicidi incasinati che lo porteranno a scoprire una setta. Di qui non vi voglio più di altro, perché comunque questo è uno dei classici film che vedi a 13 anni al cinema, un film della mia infanzia, e fa capire un'altra volta come i film per ragazzi un tempo fossero scritti veramente da Dio. E specialmente nella prima parte Chris Columbus qui tira fuori probabilmente una delle sue migliori sceneggiature. E la prima ora il film è bellissimo, secondo me la chiosa, l'ultima mezz'ora è un po' tirata, però un po' tirata via, poteva essere conclusa meglio, ma il film comunque è veramente un cult. La recitazione di tutti gli attori è perfetta, si va da Anthony Higgins, Susan Fleetwood, Sophie Ward, Nicholas Rove, Alan Cox e Freddie Jones, tra l'altro tutti molto bravi. Tra l'altro sono ottime le musiche, è bello il montaggio, proprio un classico film con una ricostruzione storica notevole, uno di quei film per ragazzi che fanno stare bene, di quei film d'avventura gialli, Hoodnit in un certo senso, perché c'è da scoprire anche l'assassino, con un finale che secondo me è molto bello il finale e non è molto bello il prefinale, diciamo così. Comunque vabbè, non vi voglio sputtanare niente, è un film della mia epoca, è un film secondo me che va visto, è un film che costruisce il mito di Conrad Doyle e costruisce la nascita dell'amicizia di Holmes appunto e Watson, e la loro collaborazione lo fa in maniera originale e basandosi appunto su uno script di Columbus che riesce a dare il meglio, specialmente nella parte, diciamo così, più avventurosa e di amicizia dei ragazzi nella parte gialla, il tutto un po' barcolla, ma è anche chiaro. Comunque è un film per ragazzi, è un film che ha 35-36 anni, quindi qualche difetto lo porta dietro, ma resta il fatto che non è invecchiato per un cazzo per alcune cose. C'è uno dei primi effetti al computer quando lui è drogato e vede nella chiesa il cavaliere che si stacca con la spada e via dicendo, che è fatto appunto in CGI. E per il resto è un film che fece un grande successo, fu un cult, è abbastanza dimenticato, mi pare di averlo messo già fra i cult, ma mi sembrava il minimo insomma rifarlo, visto che Cipriano ha donato e visto che è uno di quei film che a me mi sento proprio di consigliare a tutti. Se non l'avete visto, per me è un film ganzissimo, un film pieno di ritmo, pieno di invenzioni visive, narrative, come ho detto, una macchina d'appresa che si muove di qua e di là, un Levinson molto molto nel suo, e che riesce a mantenere appunto una narrazione bella, fluida per almeno la prima parte, e poi forse l'ultimo atto, come ho detto, scivola un po' nel banale, ma resta il fatto che il film comunque diverte, proprio perché è a metà fra commedia, avventura, Woodrit, e anche insomma a tratti c'è anche dei momenti thriller, veramente niente male. Quindi che cosa vi posso dire di più di questo film, che comunque fa parte della mia infanzia, fa parte della mia vita, l'avrò visto 650 volte, il mio bel DVD, e se c'è ancora lascio il link qui sotto del DVD. Secondo me è uno di quei classici film da vedere e rivedere, specialmente se avete dei ragazzini, dei bambini in casa, sono quei classici bei film che non fanno spengere il cervello e che anzi secondo me lo fanno accendere ai ragazzini, che insomma vengono spronati appunto dal film stesso a tirar fuori soluzioni logiche e non da un caso e dalla vita, dall'amore, dalla passione, dall'amicizia. E quindi tutto questo insomma non può far altro che bene a chi deve ancora crescere del tutto e a chi già è già cresciuto e magari gli manca qualcosina in più.